un interprete d'eccezione della musica, particolarmente di Bach, Ramin Bahrami. Questa sera ha un evento, lei si esibirà alle 21 nella sala polifunzionale. Vuole presentare la serata? Certo, guardi, è una serata di ballo. Vorrei presentare questo concerto così, nel senso che io ho scelto un aspetto del genio di Eisenach, del dio della musica per quanto mi riguarda, Johann Sebastian Bach, molto danzante. Ho scelto dei pezzi estremamente galanti, del Bach, non del Bach geometrico, del Bach speculativo, ma del Bach seduttore che ha scritto delle suite meravigliose. Allora, per dire che cosa è una suite in parole semplici, posso dire che è una selezione di danze europee di quell'epoca, dall'Inghilterra, dalla Francia, dall'Italia, che servono a formare un piccolo parlamento danzante musicale di queste varie nazioni, inglobando anche esperienze dell'Andalusia, dell'Arabia, della Spagna, nella Sarabanda. Per cui è un Bach molto intrattenitore quello di stasera e io ho scelto alcune delle pagine secondo me più vicine al cuore della gente comune. Il suo cammino inizia con Bach e E appunto. probabilmente finirà con Bach. E come è arrivato in Italia? Qual è stato il suo cammino? Guardi, io avevo intanto 5 anni quando scoprì Johann Sebastian Bach, grazie all'ascolto di un LP del maestro canadese Glenn Gould, e ebbi la fortuna di ascoltare un pezzo di Bach a casa di un'amica in Iran, a Teheran, in un pomeriggio un po' più piovoso. E mi ricordo che mi sono letteralmente innamorato di questa cosa e da lì è arrivata la necessità di studiare la musica occidentale. Prima sono andato in Germania, poi non sono rimasto in Germania perché dovevo restare da solo e per un bambino di 7 anni sarebbe stato difficile. Poi ho avuto la fortuna di ricevere una borsa di studio dall'ambasciata italiana a Teheran e sono andato a Milano, al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove ho avuto la fortuna di studiare con uno dei più grandi didatti del mondo, che è Piero Rattalino. Poi ho avuto anche la fortuna di incontrare tanti altri angeli, che io chiamo così perché sono stati i miei angeli che mi hanno accompagnato e mi accompagnano nel mio percorso, che spero sarà lungo, con Bach, ma non solo. E questi sono stati Rosalind Turek, Andras Schiff, Alexis Weissenberg, che sono alcuni tra i principali interpreti di Bach del XX secolo. Quindi la ringraziamo, l'appuntamento è per stasera. Grazie a lei.